saluto a tutti i membri della community Patreon Black Magic Night e ben ritrovati da Vincenzo e dalla bottega Arte Presepiale Salomone nel nuovo video settimanale dedicato a tutti i sostenitori del nostro progetto online. Vi ricordo di iscrivervi al canale e spuntare la campanella, così potrete rimanere sempre aggiornati sulle uscite video della nostra community. Sono in arrivo tantissime novità per la nostra bottega e per l'attività online che cerchiamo di curare sempre al meglio grazie al sostegno dei nostri sottoscrittori Patreon. Entriamo subito comunque nel tema del nostro video e vediamo come creare un arco con del polistirene da 3 cm con la tecnica dell'addizione. Come ben saprete, se seguite i miei video da qualche tempo, per i progetti e le commissioni sto utilizzando questa tecnica che prevede l'aggiunta mattoncino per mattoncino degli elementi decorativi di pareti, muri ed archi. E rimanete con me fino alla fine del video, dove vi indicherò la misura dei mattoncini per questo progetto e la scala di riferimento per l'intero presepe che sto costruendo. Avendo ricevuto richieste di realizzazione di strutture e scenografie per soggetti superiori ai 10-12 cm, ho ritenuto virare verso questa tecnica e tralasciare momentaneamente l'incisione a caldo. Questa tecnica, per quanto affascinante ed estremamente realistica, richiede però un buono studio delle proporzioni architettoniche sulla scena ed un notevole lavoro di preparazione. Infatti, tutti o quasi tutti i mattoncini per la costruzione delle varie parti li ritaglio sempre prima, suddividendoli per categorie e misure. Nel video della prossima settimana vi mostrerò come suddivido i mattoni ed i loro principali usi direttamente sul presepe che sto costruendo, che è la casa dove questo arco troverà spazio incastrato sotto la volta della cascata che sto costruendo. Per ulteriori scatti e per non appesantire il video da argomenti che potrebbero deviare il nostro argomento principale, vi invito a seguire la mia pagina Facebook Arte Presepiale Salomone ed il gruppo che ho creato, Presepe Lab, così potrete vedere lo sviluppo del lavoro giorno per giorno. Nella costruzione dell'arco ho utilizzato il compasso per disegnare la volta e molto velocemente mi sono ricavato la perpendicolare e le bisettrici. Questa volta non ho utilizzato nessuna regola geometrica per farlo, visto che le linee guida mi serviranno solo come guida per i mattoncini che andrò ad incollare. A tal proposito, se utilizzate una pistola a caldo, fate attenzione a settare la temperatura più bassa, altrimenti rischierete di fondere il polistirene e perdere il lavoro fatto fino a questo punto. Io la setto sui 135 gradi e questo mi permette di incollare allo stesso modo sia il polistirene che il sughero oppure le olite. Mi sono spostato sul piano di lavoro interno alla bottega proprio per potervi mostrare con cura tutte le fasi di questa prima lavorazione. Di solito parto sempre dalla parte sinistra essendo io destrorso, ma volendo si può cominciare dalla chiave di volta oppure dal lato opposto. Il passaggio più importante per la realizzazione di questo arco con mattoncini in polistirene sarà però quello di creare una concatenazione alternata dei conci che andranno a creare l'arco stesso, che sarà interamente ricoperto con questo modus operandi. Visto che quest'arco sarà visibile solo frontalmente, non mi sono preoccupato di creare anche il lato posteriore, ma qualora vogliate farlo, non dovrete far altro che disegnare, anche dal lato opposto, alcune linee guida di riferimento e procedere ad incollare i mattoncini seguendo l'alternanza che vi sto mostrando. In questo modo l'arco inizierà a prendere forma e risultano importantissimi i mattoncini che verranno posti dal lato interno, visto che grazie a quelli potrete orientare, quando la colla è ancora abbastanza calda, i mattoncini posti sul lato frontale ed assecondare oppure contastare la linea diagonale. Per questo progetto con pastori da 15 cm il mattoncino di base risulta avere 1,7 cm di lunghezza per uno spessore di 5 mm circa. Naturalmente non bisogna attaccarsi al millimetro in quanto gli elementi dovranno essere ridotti, texturizzati e modificati prima di passare alla stuccatura e della colorazione.
Se il video vi è piaciuto, lasciate un like e condividetelo attraverso i vostri canali social. Io e la bottega Arte Presepe della Salomone vi diamo appuntamento alla prossima settimana con un nuovo contenuto rilasciato per i nostri sostenitori Patreon Black Magic Knight. Ciao e al prossimo video!